io ho cominciato a fare questo lavoro per grande curiosità. Penso di essere un po' creativo, anomalo da questo punto di vista, perché io parto molto dal tessuto, dalla materia prima. Questa società biellese è una società che si costruisce attorno alla fabbrica. Quelle sono le montagne da noi percorse avanti, indietro, che la guerra partigiana è soltanto su quelle montagne. Il tessuto è un quadro senza cornice, nella quale l'essere umano, come in nessun altro caso, è dentro a quello che succede lì dentro. La cosa che mi stupisce più di tutto è veramente la grande qualità, la continuità di queste aziende, la storicità di queste aziende che mandano tessuti in tutto il mondo. Voi siete state le sarte della sartoria partigiana. Eravamo giovani, forse. Se non... ci prendevano, ci bruciavano tutte là assieme. Ma era del 46, credo, che voleva dire fine del 45. Quindi qua siamo veramente attorno al patto della montagna, è stato fatto questo proprio più o meno il tempo in quel periodo là. Sì. È stato fatto un accordo sindacale per regolare il lavoro degli uomini e della donna e per regolarizzare il lavoro nelle fabbriche, prima di qualsiasi altra parte del mondo, cioè è successo a Biella. Per tale motivo i lavoratori biellesi contribuirono in maniera decisiva alla resa delle forze di occupazione, impedendo altresì la distruzione del macchinario, che sfociò poi in uno sciopero generale che facilitò la stipulazione del cosiddetto contratto della montagna, che divenne di fatto piattaforma di base per tutti i contratti stipulati a liberazione avvenuta. Che le donne dovevano avere lo stesso trattamento degli uomini, la parificazione salariale fra uomo e donna. Durante quel famoso workshop con i partigiani li abbiamo sorpresi tirando fuori questa, che è la giacca di una divisa estiva. Secondo me è un punto di partenza, se tu avessi voglia, avessi tempo, magari per fare un lavoro insieme, no? Sono oggetti così carichi di significato che è inevitabile che dentro la mia testa creativa dirò delle scosse o facciano qualcosa. Ancora adesso il contratto di Foggiola ha una grande attualità per il presente.